Nel 590 d.C. il Laumellum, la regina Teodolinda, vedova di Autari, sposa il duca di Torino, Agilulfo. Confirmate vestram voluntate. Ego volo, duca Agilulfo, innanzi al mio popolo ti sposo. Nobile Teodolinda, io veglierò su di te e ti proteggerò con la mia spada. Teodolinda, bevete allo calice della vita per brindare allo patto sancito dinanzi alla corte e al popolo tutto. Agilulfo, bevete adunque allo calice della vita, dove ha bevuto la vostra regina, signum de comunione, con la vostra sposa. A nostra reina Teodolinda, et marito e Agilulfo, amen. La corona rappresenta la sottomissione del popolo longobardo ed è segno di devozione e obbedienza. Mio sposo, mio re, oggi ti onoro attraverso il popolo che ti chiama regina. La mia spada difenderà la nostra terra, la mia forza farà crescere la fama della regina dei Longobardi. Il popolo, che oggi ha dato segno di sottomissione, non dovrà temere l'ira della mia giustizia. Anzigomito. Lancio? No, è ancora dentro. Tira ancora. Lancio. Prendevano delle ossa, dei corni, con un coltellino facevano dei disegnetti e poi guarda, andavano a usarli come dei timbrini, in questa maniera qua. Così andavano a decorare i loro piatti, le loro bottiglie. Allora adesso andiamo a vedere un po' se siamo stati bravi a cuocere questi oggettini, però. Regina Gundeberga, figlia di Teodolindo e sposa di Arioaldo, era bella di aspetto, benevola, amata da tutti. Ad Aulfo, di stirpe longobarda, frequentava assiduamente la corte per ossequio del re. Un giorno però la regina attese
spaventa verso di lui, così come verso gli altri, gli rivolse un innocente apprezzamento riguardo alla sua statura, ma costui, travisandola, tentò di sedurla. Mia regina, la tua lode mi onora, ma ho ben altre qualità da farti vedere. Comandami di giacere nel tuo letto. Come osi parlare alla tua regina in questo modo? Vergognati! Mio sire, devo informarvi con urgenza di una minaccia, una congiura ai vostri danni. Parla, mio soldato. Gundeberga, vostra signora e mia regina, per 3 giorni, ha detto in segreto al duca Tasone di volervi avvelenare per innalzarlo al trono una volta sposato. Adaulfo, la tua fedeltà mi ha salvato la vita. La regina Gundeberga mi ha tradito. Ha tradito la mia persona e tutto il regno. Longobardi, rinchiudetela nel castello! Gundeberga, già prigioniera a Lomello, è stata trasferita nel castello. Ella è accusata di tradimento e incarcerata a Lomellum da 3 anni, quando Clotario, re dei Franchi e parente della nobildonna, manda inviati al re Longobardo Arioaldo per chiedere le ragioni di tale crudeltà. Sono Anzio Aldo, inviato di re Clotario del popolo franco. Esponi dunque il tuo messaggio. Non tarderò, mio signore. Qui sono giunto per dimostrare l'innocenza della regina Gundeberga. Ella è donna di onorati costumi, è dimorata di Dio. Ed è nostra convinzione che ella non può essere colpevole nei confronti della vostra persona. Gundeberga ha tentato di uccidermi. Del veleno era già pronto. E anche il mio successore al trono e al talamo nuziale. Lui ha cercato di sedurla e una volta che è stato scoperto ha temuto di essere svelato e quindi ha pensato al tradimento. Ti dico, fagli vestire le armi, provalo in combattimento, fallo combattere per dimostrare che egli ha ragione. Che Adaulfo si armi e che si faccia avanti un altro dalla parte della regina. Per mezzo di questi 2 combattenti si sappia se Gundeberga sia innocente o colpevole. Per mezzo del giudizio di Dio sia fatta giustizia. Chi difenderà l'onore della regina? Io, solo. Dio ha mostrato il suo favore. Gundeberga, mia signora regina, è innocente. Subito al mio cospetto la voglio. Guardie, liberatela! Meglio di così. Allora, io... A Milano, nel agumal panetton. Chissà che roba, il panetton. Lo sa cosa abbiamo qua noi? La sa? No. Le palle di Agilulfo!